Eccoci qui, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro approfondimento. Quest'oggi parliamo di basket perché siamo lieti di presentarvi la sponsorizzazione del nostro gruppo alla squadra di basket Meccanica Nova Libertas che milita nel campionato A2 di basket femminile, una squadra di Bologna. Siamo qui con il suo allenatore Matteo Lolli. Ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Bene, le partite verranno trasmesse su Nuova Rete in seconda serata a partire dalle ore 22:30 il martedì, partite che si giocano domenica. E domenica scorsa c'è stata la prima di campionato, la Meccanica Nova ha vinto in trasferta contro Ariano Irpino, una partita vinta di 10 punti, è finita 52 a 62 e possiamo dire, coach, buona la prima. Sicuramente, buona la prima. Campo difficile, trasferta difficile perché è molto lontana e abbiamo fatto un'ottima partita per 40 minuti. È una prima di campionato che è arrivata alla fine di una preparazione durata ben 5 settimane in una squadra che ha visto diversi innesti, è una squadra anche molto giovane. Sì, stiamo cercando di amalgamare la squadra è cambiata. Parecchio sono rimaste tre giocatrici dell'anno scorso. 5 settimane in teoria sono poche, però sono andate bene per come è andata la prima partita. La squadra è giovane, anche se quest'anno penso che abbia anche qualche giocatrice di esperienza che può aiutare le giovani a crescere. Ecco, parliamo di giocatrici di esperienza, guardando il tabellino, ottimo risultato dai tiri da 3 punti, perlomeno per Cigliani, 4 su 8, e poi il capitano play, miglior giocatore, 15 punti. Insomma, direi giovane sì, ma l'esperienza non manca. Allora, Cigliani di sicuro la sua caratteristica è quella. Mi ha un po' sorpreso che l'abbiano fatta tirare abbastanza, a parte un paio di volte che era marcata, le altre volte aveva abbastanza spazio. Il playmaker da lì è un'altra giocatrice di esperienza dell'87, già 3 anni che è in Italia e quindi ci dà una grossa mano sia a livello mentale sia a livello di energia perché è una ragazza che dà molta energia e molto ritmo alla squadra. Possiamo dire che la svolta nella partita contro Ariano Irpino è arrivata nell'ultimo quarto, un più 10, una differenza di più 10 che ha dimostrato che, insomma, Matteo, hai per le mani una squadra di carattere. Sì, di sicuro loro sono più esperti di noi come giocatrici, infatti vogliono arrivare in fondo anche per quello. Noi avendo più freschezza nelle gambe, anche con le rotazioni, non abbiamo avuto problemi di falli e siamo arrivati gli ultimi 5 minuti che come si dice ne avevamo di più e siamo andati proprio. E domenica prossima, prima partita in casa del campionato contro Civitanova Marche, anche se reduce da una buona prestazione contro Roma. Sì, l'anno scorso Civitanova l'avevamo incontrata e mi aveva fatto una buona impressione, anche se ha perso quest'anno il playmaker titolare, che era buona parte della squadra, e anche una mezza lunga che faceva molto canestro da fuori. Ha inserito una straniera e una naturalizzata che sono giocatrici di esperienza e anche capaci chiaramente a giocare. E la prima partita. Un po' questo risultato mi ha sorpreso perché ha vinto di 15 punti, non pensavo fosse così in palla, quindi bisognerà stare attenti. L'obiettivo per il campionato è giusto chiederlo alla prima. Sì, me l'hanno già chiesto e ho sempre detto che dobbiamo arrivare nelle 4 per provare a fare il pool playoff. E quindi l'obiettivo è questo qua, bisogna arrivare nelle prime 4. Poi dopo quello che viene, viene, però cerchiamo di arrivare nelle 4 per fare i playoff, chiaramente. E diamo un'occhiata anche all'infermeria perché c'è almeno una giocatrice dentro l'infermeria, ci sono preoccupazioni in merito. No, ci sono state preoccupazioni prima. Adesso Silva e Lisa sta recuperando dall'infortunio, è ancora abbastanza indietro a livello fisico perché proprio si è allenata poco durante la preparazione. Il capitano Arianna Landi ha avuto un problema al ginocchio, è stata ferma una settimana, però adesso ci stiamo trovando la buona condizione anche con queste giocatrici.
Allora, in bocca al lupo per la prima partita casalinga. Noi vi ricordiamo che le partite le potrete seguire su Nuova Rete il martedì in seconda serata a partire dalle 22:30. Io ringrazio il coach Matteo Lorni. Grazie a voi e crepi il lupo. Buona serata, grazie per essere stati con noi.